Mezzanotte e 50, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Dunque c'è una svolta clamorosa nella vicenda della nave di Ciotti con i suoi profughi. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è indagato dalla Procura di Agrigento per abuso d'ufficio, sequestro di persona e arresto illegale. Ma noi cominciamo subito col collegarci col porto di Catania con Silvia Resta, perché Silvia, sono iniziati gli sbarchi. Sì, buonasera. Lo sbarco è iniziato a mezzanotte, ancora in corso. Vedete dalla scaletta di nave 18, pattugliatore della Guardia Costiera, stanno scendendo i migranti, sono per la maggior parte eritrei, molti sono debilitati, scendono dalla scaletta, gli viene fatta una foto segnaletica accanto a un numero perché ancora non hanno un nome, non sono stati identificati. Verranno portati in un centro di accoglienza a Messina e poi ripartiti, se così si può dire. Un centinaio saranno presi dalla Chiesa Cattolica, lo ha confermato stasera anche il portavoce della CEI, l'Assemblea dei Vescovi Italiani. Un centinaio di profughi verranno presi e sistemati nei centri della Chiesa italiana. 20 saranno presi dall'Albania, paese che non appartiene, come sappiamo, alla Comunità Europea, 20-25 dall'Irlanda. Si sblocca così una situazione che è durata 10 giorni, 10 lunghi giorni, in cui la nave 18, il suo equipaggio e i migranti che sono stati soccorsi a largo di Lampedusa la notte dopo Ferragosto sono stati di fatto bloccati, quasi prigionieri. Una situazione che ha portato ad indagare la Procura di Agrigento, che proprio ieri sera ha formalizzato l'iscrizione nel registro degli indagati per il ministro dell'Interno Salvini, che ha bloccato fino a ieri lo sbarco di questi migranti, di questi profughi, per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Salvini è il capo del suo gabinetto. Ora ovviamente questa indagine si trasferirà al Tribunale dei Ministri di Palermo, perché Salvini è un ministro del governo. Una situazione che aveva portato venerdì sera lo stesso comandante della nave e tutta la Guardia Costiera a lanciare un allarme, a chiedere che venissero fatti sbarcare questi migranti per la grave situazione che c'era a bordo della nave, che è un pattugliatore e non ha una struttura ricettiva in grado di contenere i 177 migranti, così questo era il numero all'inizio. Poi vedete, stanno scendendo a piccoli gruppi, poi sono stati fatti sbarcare prima i minori. Ieri pomeriggio un piccolo gruppo di persone malate, 13 persone, tra cui 6 donne, che sono stati portati qui in ospedale a Catania. Una grazie, situazione Silvia, che grazie. Aveva provocato polemiche a non finire. Grazie a voi e ci sentiamo nelle prossime edizioni per gli aggiornamenti di questa vicenda. Certamente, grazie e buon lavoro a Silvia Resta, e noi intanto vediamo come si è giunti all'avviso di garanzia per Matteo Salvini. Indagano un ministro che difende i confini del paese. Vergogna. Matteo Salvini risponde in tempo reale all'avviso di garanzia che lo raggiunge mentre si trova a Pinzolo per la festa della Lega. Da stasera è indagato dalla Procura di Agrigento per abuso d'ufficio, sequestro di persone e arresto illegale. Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale dei Ministri presso la Corte d'Appello di Palermo. Con lui indagato anche il capo di gabinetto al Viminale. Il ministro e vice premier reagisce duramente ed attacca. Invece di arrestare i trafficanti di esseri umani, indagano me, ma non ci fermeranno, scandisce dal palco sfidando i magistrati. La vicenda è quella della nave 18 con il suo carico di profughi salvati in mare dalla nostra Guardia Costiera 9 giorni fa e a cui il titolare dell'Interno ha autorizzato l'ormeggio ma non lo sbarco nel porto di Catania. Secondo l'accusa del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, negando lo sbarco a Catania avrebbe costretto a bordo loro ma anche l'equipaggio della nave militare, bloccati da 5 giorni.
giorni nella rada del porto siciliano. Una situazione di stallo senza precedenti. La notizia dell'indagine su Salvini arriva alla fine di una lunga giornata di lavoro per il procuratore di Agrigento. Dopo aver ascoltato a Catania i militari della 18 e i funzionari della Guardia Costiera, il magistrato è sbarcato stamani a Roma per ricostruire la catena di comando che ha portato al diniego permanente. Per 4 ore ha raccolto la testimonianza del capo del Dipartimento Migrazioni e Diritti Civili del Viminale, Gerarda Pantalone, e il suo vice, l'ex prefetto di Como, Bruno Corda, come persone informate sui fatti. In serata ha chiuso il cerchio e firmato l'avviso di garanzia per il titolare del Ministero dell'Interno. E dunque aspettiamoci una domenica calda su questo fronte. Cambiamo argomento perché passerà la storia, il mea culpa del Papa. Papa Francesco condanna a Dublino il flagello dei preti pedofili e la sua gestione da parte della Chiesa. Il fallimento delle autorità ecclesiastiche nel fronteggiare adeguatamente questi crimini ripugnanti ha giustamente suscitato rabbia e resta una fonte di dolore e vergogna per la comunità cattolica. Io stesso provo questi sentimenti, ha detto Bergoglio. Il Papa è in Irlanda per partecipare al 9° incontro mondiale delle famiglie. Ieri c'è stata una manifestazione al castello di Dublino con scarpe di bambino con lacci neri. Durante la visita il Papa ha anche inviato un messaggio alla politica invocando saggezza e vedute a lungo termine per la crisi dei migranti. E chiudiamo con il calcio perché si sono giocati 2 anticipi importanti per la Serie A, ebbene vittorie per Juventus e Napoli rispettivamente con Lazio e Milan. Il Napoli ripete il copione della settimana scorsa in casa della Lazio e vince in rimonta rispondendo al successo della Juve nel primo anticipo della giornata. Al quarto d'ora Milan in vantaggio, in acrobazia e Borini a fornire a Bonaventura un pallone difficile ma senza dubbio invitante. Jack inventa una sforbiciata di collo pieno che Ospina, schierato da Ancelotti al posto di Karnesis, non può fermare. Tante emozioni nella ripresa, Calabria manda sul 2-0 gli ospiti sfruttando la sponda di testa di Suso. Ma il momento magico del Milan dura poco. Meno di un quarto d'ora scatta lo show di Zielinski che segna una doppietta e sbaglia il pallone del possibile terzo gol. La svolta decisiva all'81esimo è di Mertens il tocco che segna il sorpasso degli azzurri con la difesa rossonera in stato confusionale. Cristiano Ronaldo ancora senza la gioia del gol ma Juventus a punteggio pieno. Primo tempo all'insegna dell'equilibrio con i padroni di casa in grado di colpire il palo con Khedira al 19esimo. Alla mezz'ora il gol dell'1-0. Ad iniziare l'azione Cristiano Ronaldo che lancia Bernardeschi. Mandžukić e la corta respinta di Wallace mettono Pjanic in condizione di battere a rete dal limite dell'area. Raddoppio juventino alla mezz'ora sugli sviluppi di una percussione di Douglas Costa e Cancelo. CR7 è preso in controtempo ma il tocco decisivo è quello di Mandžukić. Campioni d'Italia quindi non bellissimi sul piano estetico ma come sempre terribilmente concreti. Per il primo gol di Ronaldo ci sarà ancora da attendere. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento.